Eccomi pronta a rispondere a tutte le vostre domande. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eccoci ad un nuovo video in cui protagonisti sarete voi con le vostre domande. Ho raccolto un pochino di domande che mi avete fatto nei post che vi segnalo, dove lasciarmi le domande tecniche o meno tecniche, le domande che volete pormi, ed ecco, le ho raccolte, le ho tutte davanti e adesso ad una risponderò a tutte. Allora, pronti con la prima domanda? Alessandro Ferraro mi chiede: un tempo hai detto che nell'arte bisogna sperimentare cose nuove, anche fai da te. Ho provato a dipingere ad olio su cartongesso, preparato con gesso acrilico che poi ho trattato con un po' di carta vetrata per far aggrappare il colore. La figura di Pegaso, e sembra che il colore regga bene. Tu che ne pensi? Può andare come supporto? Un'altra domanda: cosa ne pensi della pittura ad olio su carta? Se è qualcosa di fattibile, come si fa? Nel senso, grazie per la tua pazienza che ci dedichi. Allora, Alessandro, innanzitutto un grande bacio. Va benissimo il supporto trattato con stucco acrilico, come base per la pittura va bene. L'importante è sempre che tra lo stucco e la pittura mettiate una mano di colore. Non che se non la mettiate succede chissà che cosa, ma in quel modo dura di più, perché il primo colore che viene assimilato dal gesso è il fondo e poi la pittura rimane più fresca, più libera da tutto, e nello stesso tempo si aggrappa anche meglio al fondo tramite quello strato intermedio che modifica leggermente i legami chimici e che quindi non infisce i legami chimici della pittura. Pittura su carta ad olio, sì, si può fare, è molto difficile, la carta deve essere una carta assorbente perché sennò poi l'olio spande tutta attorno alla nostra pittura, il film deve essere molto sottile e il colore ad olio deve essere ben diluito, non si può andare matericamente sulla carta perché il supporto è troppo leggero, quindi molto diluito si può fare. Zagora mi chiede: buona giornata a tutti, sto cercando di finire i compiti, che fatica, lo so ragazzi, è una gran fatica, fatene almeno 3, giusto per riprendere l'allenamento con la mano, così poi non vi viene difficile riprendere il corso, perché poi sono un disegno ogni 2 settimane. Le matite colorate non sono per me, non è vero, anche se per sfumare la faccio in polvere, come ci hai insegnato tu. Ma come si fa a sovrapporre i colori? È vero, io vi ho spiegato che se si vuole fare uno sfumato leggero basta temperare la punta della matita e poi sfumarla col dito. Però la sovrapposizione in questa maniera viene un po' un pasticcio, in primis perché non tutti avete l'accortezza di pulirvi il dito di colore in colore, quindi si tenderà sempre al marrone o al grigio, e poi perché, perché passando il colore col dito si creerà una patina quasi impermeabile sul foglio che non consentirà l'accoglienza del colore successivo. Allora in questi casi io vi suggerisco di andare col semplice metodo del passaggio della matita molto molto leggero. Vi farò vedere diversi tipi, quest'anno comincerò un corso di disegno che più che un corso di disegno sarà una guida pratica al disegno. Più che insegnarvi a disegnare, voglio insegnarvi ad usare le tecniche del disegno. Quando vuoi fare sovrapposizione di colori, passa la matita leggermente, poi prendi un altro colore e passi sopra leggermente, poi prendi un altro colore e abbi pazienza. Pazienza e tutto ti verrà benissimo. Julie Art mi chiede: quando arriverà un utile e richiestissimo video sulle matite acquerellabili? A settembre pure le farei usare, cercheremo di migliorare. Ne approfitto per ringraziarti dal più profondo del cuore. Allora Julie, come ti ho appena detto, con il corso di disegno vi farò vedere anche come funzionano le matite acquerellabili. Fermo restando ragazzi che ognuno poi ha un suo modo di usarle, quello che vi insegno io è semplicemente il mio modo, quello che ho maturato nella mia esperienza. Parola chiave: esperienza. L'arte è come la vita, è fatta di esperienze da cui si impara, quindi io posso farvi vedere come lo uso io il colore, però vi consiglio sempre poi di farvi venire quello schiribizzo creativo e cercare altri metodi
metodi. Bene, vi farò vedere tutto, non vi preoccupate. Voi sperimentate nel frattempo e mi direte i vostri modi di usarlo. Claudia Petrelli, cara ombretta, gentilmente, se puoi, visto che i tuoi consigli sono stati utili per me, ti chiedo se conosci un metodo per fare della creta liquida. Ho provato a farla con la borbottina, ma ci vuole troppo tempo per asciugarsi, allora mi hanno detto di aggiungere la Vinavil. Tu che dici? È vero, ho provato, ma forse ho sbagliato le quantità dei due elementi, tu ne sai qualcosa, conosci un metodo? Allora, creta liquida che rimanga unita? Compatta una volta asciutta? Allora, la borbottina è un inerte, è una polvere di argilla. Se tu metti dentro l'acqua ci sta un'infinità di tempo per far sì che evapori tutta l'acqua e poi rimane una creta compatta, ma al primo urto sgretola. Allora, se vuoi questa, comunque, magari devi fare solamente un calco e quindi ti va bene così, basta sostituire l'acqua con l'alcol. L'alcol evaporerà molto più velocemente dell'acqua e quindi la soluzione è bella che pronta. Se invece vuoi che vuoi usare quella creta come un inerte per creare una pasta che sia solida, che ne so, come per esempio abbiamo fatto per i profumacassetti al borotalco, e allora sì, la Vinavil, ma il problema ma la Vinavil non si asciugherà molto molto più velocemente dell'acqua. Ci sarà sempre quei 5-6 giorni per far asciugare uno stampino profondo 2 cm in Vinavil e borbottina. Quindi questo è il modo. Cinzia Brogi, carissima Ombri, con mio marito abbiamo cominciato a fare dei lavoretti in legno, una scrivania, una cassettiera, bravi. Vorremmo sapere i giusti prodotti e in quale sequenza per lasciare il colore al naturale, ma belli lucidi e protetti. Sicuramente ne avrei già fatti video del genere, ma un riepilogo di tutto non è possibile, verrebbe un video troppo lungo se volete vedere le fasi di lavoro. Se invece volete sapere cosa fare, basta leggere i titoli del corso di restauro. Vi allego il link qui della playlist cliccando qui e guardatelo anche nel box informazioni, così chi ci vede dai tablet, dai portatili può anche cliccarlo, può anche cercarlo dal box informazioni. Il box informazioni è quella scrittina qua sotto, mostra altro, premete sotto e si aprirà un mondo di informazioni per voi, scritte da me naturalmente. Trovi tutto nel corso di restauro, proprio questo, c'è tutto l'argomento completo. Ho fatto una scrivania, ho fatto più cose di legno, quindi ve l'ho potuto fare vedere in toto questo passaggio, c'è tutto. Ancora Zagora, come si sfumano gli acrilici? Perché con l'olio, dice, mi viene bene, però con gli acrilici mi si asciugano troppo in fretta. Eh sì, qui apriamo un discorsetto molto importante. Allora, e faccio una domanda, faccio un parallelismo con lo sport. Se io voglio correre a 280 all'ora, prendo una moto, ci metto sopra Valentino Rossi e lo mando su. Se io invece voglio farmi una bella corsetta, prendo una bicicletta, ci salgo su, ci sale su un campione e va più o meno veloce. Cosa voglio dire? Il mezzo è diverso, la prestazione è diversa. Non posso fare correre un acrilico come un olio, posso però far arrivare l'acrilico a una massima performance mettendoci su un campione, possa far arrivare l'olio a una massima performance mettendoci su un altro campione, ma se metto il campione dell'olio sulla bici andrà sempre veloce quanto quello della bici se è bravo. Cosa voglio dire con questo, ragazzi? Che ogni tecnica ha un suo modo di utilizzo. L'acrilico non è stato inventato per fare dei quadri leccati, sfumati, perché è veloce all'essiccazione. L'acrilico è una pittura moderna per pittori moderni che hanno un tratto nervoso, frenetico, che vogliono dire quello che pensano in 2 minuti, che non vogliono stare lì ad aspettare ore perché i quadri si asciughino, perché non ne vediano la necessità, perché nel loro messaggio questo non è preventivato. Detto ciò, se vogliamo comunque lavorare l'acrilico a mo' di olio, sappiate che il risultato non sarà mai bello come quello dell'olio, mettetevelo bene in testa. Ma ci sono degli escamotage per fare rallentare i colori, ci sono dei medium che tendono a rallentare l'essiccazione del colore. Un altro consiglio che vi do è quello di prepararvi le tinte direttamente sulla tavolozza, cioè se io dal nero devo arrivare al bianco passando dal grigio, non prendo nero, lo metto sulla tela, dipingo, poi metto il bianco e poi sfumo, perché già i due colori si asciugano. Mentre cosa faccio? Mi preparo il nero, il grigio e il bianco, metto pennellata di nero, pennellata di grigio, pennellata di bianco molto veloce e poi sfumo velocemente.
il tratto verrà differente, non sarà come l'olio che ci possiamo passare, ripassare, e poi l'acrilico è bello perché ci si può andare sopra con le velature, quindi delle velature di bianco colato, delle velature, quelle facendole asciugare l'una sull'altro possono schiarare e cadenzare meglio le nostre sfumature, ma sarà sempre acrilico. Linda Cutaia mi chiede: ciao ombretta, vorrei sapere che differenza c'è tra la tempera scolastica tipo Giotto e la tempera per pareti. È solo un fatto di diluizione che rende quella scolastica già pronta all'uso? E ancora, sui siti stranieri, sento spesso parlare di una tinta PVA comunemente usata per parete, ma anche in bricolage. A quale delle nostre pitture per parete corrisponde? Un bacione alla nostra adorabile esperta. Grazie per il bacione, me lo prendo tutto. Linda cara, allora, la differenza tra la tempera per pareti e la tempera per di Giotto è enorme. Innanzitutto la tempera Giotto è una tempera poco pigmentata, la tempera per pareti invece è molto pigmentata. Nella tempera Giotto c'è più acqua, quindi la materia è molto più sottile. Nella tempera invece per pareti c'è molta più materia, molto più inerte, quindi il colore è molto più grosso, fa molto più spessore, aggrappa meglio alle pareti. Quindi lascia perdere la tempera Giotto se vuoi tinteggiare le pareti e usa la tempera per pareti. La PVA o alcol polivinilico o polivinilalcol sono tutti nomi per indicare un polimero acrilico diluibile in acqua, cioè è una tempera acrilica, quindi è una tempera per pareti acrilica. Il PVA non è usato solamente nella pittura, è usato anche nei tessili, è usato in tantissime cose. Ha una caratteristica importante, che è quella della sua impermeabilità ai gas, quindi è sigillante. Di conseguenza, anche come tempera, è una tempera che ha dei pro e dei contro, perché non è una tempera che fa molto respirare il posto in cui la poniamo. Io andrei per una normalissima tempera lavabile per le pareti. Sono l'idea che le cose antiche per queste cose sono le migliori. Pina Buonocore: quando hai sentito dentro di te la voglia di studiare arte? Allora, io dentro di me la voglia di studiare non l'ho sentita mai. Scherzi a parte. Penso da bambina, ecco, forse ve l'ho raccontato, il primo istinto che mi ha portato verso l'arte era il sistemare i colori nelle gradazioni. L'avrete fatto tutto tutti da piccoli, il sistemare le matite in maniera degradante, no? Tutti i colori, vedere la scala cromatica formarsi e poi utilizzarli tutti, temperare le matite. Poi c'era mia sorella che non mi dava un determinato scatolo di colori della Giotto, quelli legno che lei aveva, che utilizzava per il liceo naturalmente, quindi non voleva darli a una bimba. E a me questo desiderio è cresciuto, tant'è che poi glielo rubati. Pessima. Vabbè. E comunque sì, penso che la voglia mi sia venuta da quello, dalla voglia di possedere quei colori, dalla voglia di utilizzarli. Poi ho cominciato i cartoni animati, mi piacevano tantissimo da riprodurre, e poi piano piano mi sono appassionata all'arte figurativa, quindi come mi piaceva disegnare, mi piaceva anche guardare. Stavo ore a guardare i disegni delle mie compagnette, quelle delle compagnette più grandi che erano più brave di me, erano i primi quadri che ammiravo. E poi piano piano questo desiderio di apprendimento naturalmente ha voltato il mio sguardo verso l'osservazione dei grandi, quindi verso la scuola media. Mi ricordo che fece uno studio enorme sull'Art Nouveau, che mi piaceva tantissimo, Mucha, mi ricordo, fece una carta da parati Art Nouveau, era una pazza. Carta da parati Art Nouveau, io la volevo appiccicare in camera mia, immaginate, no? Poi piano piano la privazione del liceo classico me ne fece amplificare ancora di più la voglia, perché il liceo classico ci fanno solamente 2 ore di storia dell'arte, quindi quella sete di sapere, non potevo più disegnare perché non avevo più il tempo, dovevo studiare come una matta, ero anche non bravina al liceo perché non mi piaceva quel liceo classico, e quindi dovevo studiare ancora di più. Perché quando fai una cosa contro voglia devi farla il doppio, e quindi questo desiderio in me si accrebbe sempre di più, fino a quando poi
come vi ho raccontato tante volte, decisi di intraprendere questa strada a tutto tondo e da allora mi sono sempre appassionata, tant'è che ho fatto prima l'Accademia di Restauro, poi mi sono presa l'altra laurea in storia e conservazione delle opere d'arte, perché secondo me poi quando si intraprende un percorso che ti piace non ne sai mai abbastanza. Anche ora io mi sento un enorme ignorante in arte e ho sempre voglia di sapere cose nuove, compro sempre libri che magari poi non ho il tempo di leggere ma che sono lì che mi aspettano e so che ho la potenzialità di accrescere ancora di più il mio bagaglio di conoscenza. O voi che ogni giorno mi fate vedere cose nuove, mi fate incuriosire, quindi mi devo andare a cercare cose nuove per rispondervi magari anche alle domande o per soddisfare le vostre richieste. Quindi in generale la vita mi nutre di curiosità sull'arte. Ombretta, qual è il tuo pittore preferito in assoluto e la tecnica che più ti piace? Allora, la tecnica che più mi piace sicuramente, allora sono due, una tecnica di decorazione e una tecnica di pittura. La tecnica di pittura è la pittura ad olio, la tecnica di decorazione è la doratura. Mentre il pittore che più in assoluto mi piace è Caravaggio. Mi piace proprio, mi piace. Sono stata una volta a Siracusa 3 ore a guardare un suo dipinto, poi il custode mi ha gentilmente accompagnato con la mano verso la porta. Perché? Perché mi piace guardarne ogni particolareggiatura. Ci si perde in un quadro di Caravaggio. Sempre Pina, quando hai pensato di creare arte per te e perché? L'ho pensato 3 anni fa, quando l'ho creato, l'ho pensato una settimana prima di crearlo, giusto il tempo per definire quelli che volevano essere gli argomenti. Perché? Per una molteplicità di situazioni. Una brutta delusione su un forum che mi aveva lasciato con l'amaro in bocca, mi aveva fatto vedere come le persone molto spesso intendono anche l'amministrazione di un sito come una presa di potere assoluta e quindi ho detto no, non ci credo che anche su internet ci sono queste logiche di potere denoartri, però, perché che potere è, ragazzi? E allora non... ho preferito creare un luogo libero dove l'arte fosse per te. Il sito non era di arte, era di altra natura, dove però invece su Arte per Te ci fosse un'area alla pari, no? Un luogo dove tutti possano dire la propria, dove tutti possano esporre le proprie idee, dove tutti possano esporre le proprie opere, dove da tutti ci sia da imparare qualcosa. Questo, se state attenti, è il leitmotiv del canale, la galleria fatta dalle vostre opere, che in questo periodo sto trascurando tantissimo, ma ormai siete troppi. Però comunque pubblicate le opere sul diario, comunque tutti le vedono, comunque potete pubblicizzare le vostre pagine sulla pagina Facebook di Arte per Te, comunque se mi chiedete qualche cosa io vi rispondo, e comunque se qualcuno fa la domanda voi potete rispondere liberamente, non mi arrabbio se voi rispondete al posto mio, anzi mi date una grande mano se vi aiutate tra di voi. Così ho congegnato il corso di disegno, dove dalla correzione di un disegno tutti gli altri ne possano beneficiare, ne beneficiate. Io penso che la condivisione sia crescere insieme. Io vi spiego tante cose, è vero, ma voi non avete idea di quante cose mi fate imparare, proprio per quello che vi dicevo prima, anche da una semplice domanda che mi ponete. Molto spesso io non ricordo una cosa o non la conosco e allora me la devo andare a cercare, devo capire cos'è, devo farla mia, devo provarla e poi devo parlarvene. E quindi pensate che arricchimento mi date. Bene, questo è il motivo per cui ho aperto Arte per Te. L'ho aperta anche per un altro motivo, era un motivo accademico. Mi ricordo che quell'anno ci fu una brusca riduzione dei programmi ministeriali e allora io non potevo insegnare più molte cose ai miei ragazzi in accademia. E allora mi venne in mente, adesso apro un canale, metti contenuti che non posso più spiegare perché sono scivolati fuori dai programmi, così quando devono fare qualcosa e io non posso perdere tempo, perché poi i programmi devi starci in quei tempi, non posso perdere tempo a spiegare, li rimando al video e se lo guardano. È sempre la loro insegnante al di fuori dell'istituzione accademica, poi se lo vuole guardare qualcun altro, mi ricordo proprio questo, che se lo voleva guardare qualcun altro mi disse mio marito, si vedono una lezione di restauro. Infatti i primi video erano in metodologia del restauro, ricordo, che era una materia che insegnavo quell'anno. E allora così è nata Arte per Te. Poi inaspettatamente è diventata grande Arte per Te, è diventata grande perché sono arrivate delle grandi persone, cioè voi. Irene, bene, dunque la mia domanda è questa. Molti artisti astrattisti combinano materiali tra loro nelle loro opere e siccome io sono una curiosa, devo informarmi di continuo. Bravissima.
Anch'io sono una curiosa. Ho comprato lo stucco e la colla vinilica, ma mi è stato riferito che bisogna diluirli bene, altrimenti lo stucco sulla tela si spacca. Panico. Ignorante in materia, ho poi comprato una pasta apposita per modellare. Ora, per farla breve, quali sono le giuste dosi? Grazie prof, baci. Vi ho fatto il video sullo stucco acrilico. Le giuste dosi le trovi nella rubrica dei materiali, cerca rubrica dei materiali stucco acrilico. È quello che hai comprato tu. La prossima volta non c'è bisogno che lo compri, ti compri semplicemente il gesso di Bologna, la colla vinilica, mescoli, mescoli, mescoli e te lo fai. O con la colla di coniglio è ancora meglio, perché un supporto a colla naturale regge molto di più di un supporto a colla vinilica, perché è traspirante, quindi fa respirare la materia che va ad accogliere. La giusta dose non c'è, deve essere la consistenza giusta, deve venire fuori uno yogurt morbido e passarne 3-4 mani almeno, poi carteggiare tra una mano e l'altra e quindi dipingere. Ti consiglio lo stucco acrilico mai sulla tela, ma su supporti rigidi, perché la tela non è lo stucco che cade, è il fatto che la tela ha delle tensioni estive, invernali, umido e secco, che la fa allargare e stringere, allargare e stringere. Questa cosa rigida che c'è sopra non riesce ad allargare insieme alla tela, quindi si stacca da essa. Se lo dai invece su tela, danne massimo 2-3 mani, carteggia bene, fai rivedere un po' sotto la tela e vai. Edoardo Cuomo, ombretta, quando vieni in Campania per visitare la nostra azienda? Edoardo ha un'azienda di coralli bellissima, mi scrive spesso in privato. Edoardo, quando vengo? Non lo so, quando potrò verrò molto molto volentieri. Una delle tappe della Campania sarà sicuramente la visita alla tua azienda. Grazie sempre per invitarmi e per mandarmi quelle bellissime foto che mi arricchiscono gli occhi. Nana, ho giusto bisogno di assistenza per un pannello in MDF 5 mm trattati ad acrilico, sul retro in bianco e sul fronte una riproduzione incompiuta della Maria Maddalena del Cerruti. Te l'avevo postata tempo fa. Ora, era appoggiata ad un muro di tubi dell'acqua che hanno perso qualche goccia, dopo goccia si è fatta della muffa, un po' tanta muffa, sul retro e sull'immagine. La muffa! La muffa! La muffa si carteggia. Si carteggia, Nana, devi carteggiare, è l'unico modo. Mi dispiace per la parte dipinta, ma se la vuoi rimuovere devi carteggiare, e poi se vuoi passi una pennellata di antibatterico, li vendono nei negozi antimuffa, nei negozi di belle arti, sono proprio antibatterici. Siria Golinelli, ciao ombretta, sai che ho imparato moltissimo da te, ma ho ancora un dubbio sulle matite colorate, anch'io. Ne ho tanti ancora. Allora, io pitturo usando i colori acquerellabili, ma alcuni giorni fa ho comprato i pastelli con te. Ho preso solo 4 colori perché non li conoscevo, ho visto che si sfumano con il dito e in verità fanno fondi bellissimi, ma sono come gessetti. Se passi il dito sopra sporchi il colore, certo. C'è un fissante da dare una volta lavoro finito? Sì. Si possono fare dei disegni con una pittura mista, fondo a pastelli con te e disegno con matite colorate acquerellabili? A me piace molto che tu facessi un tutorial su tutto ciò che si può trovare in commercio per pitturare. Un tutorial di 10 anni vuoi fare? E poi mi dite che sono lunga. Piano piano magari trattiamo vari tipi di materiali. Io ho imparato tanto dai tuoi tutorial sugli attrezzi, mi sono comprata la gomma elettrica e me la godo moltissimo, e anche altre cose. Appena accendo il computer la prima cosa che guardo è Arte per te. Evviva! Di questo ne sono felicissima. Allora Siria, i pastelli sono delle polveri unite da un legante che non le tiene fisse insieme, ma che appena lo passate sul foglio si frantuma, si cristallizza e quindi permette la stesura con le dita, con gli sfumini dei pigmenti. Sono un metodo bellissimo di disegno, ma naturalmente sulla polvere non si può andare con l'acqua. Per fissarli esistono dei fissativi in commercio, io uso della normalissima lacca per capelli. La Splendor è perfetta, una copiosa spruzzata e il pastello regge.
Se vuoi provare a passare con qualcosa di bagnato al di sopra, te lo sconsiglio perché porterai lo stesso via il pastello, ma prima una generosa e copiosa mano di lacca, ma farai pantano. È come quando ti trucchi, no? Metti prima il fondo, che è la parte liquida, e poi la cipria per opacizzarlo. Se facessi al contrario ti verrebbe sul fanghetto in faccia e la stessa cosa gli succederebbe sul foglio. Cettina a Dario. Carissima, io sono appassionata di ritratti e posso darti dei suggerimenti molto tecnici e concreti su come impostarli, sia per quanto riguarda il disegno, il colore, suddividerne gli spazi, la sezione aurea, magari un bel video come i primi del corso di pittura su YouTube in cui facessi vedere come dipingevi il paesaggio. Questa volta però raffigurati in un ritratto. Bacioni. Allora, questa cosa l'abbiamo fatta nel corso di disegno, perché non appartiene soltanto al corso di pittura l'impostazione di un ritratto, l'impostazione di un volto, ma appartiene proprio alla tecnica di impostazione del disegno. Quindi l'abbiamo fatta nel corso di disegno qui su Facebook, la rifaremo anche quest'anno. In generale l'impostazione della sezione aurea rimane sempre la stessa. Più che altro quello che devi guardare per costruire un viso sono le mediane del viso stesso e i canoni di distanza dei vari punti l'uno dall'altro. Basta. E poi naturalmente una lezione sull'anatomia del volto e sulle prospettive del volto, sui punti in luce e sui punti in ombra. Per il resto cercherò di aiutarvi attraverso dei video dedicati, vediamo però se ci arriviamo quest'anno, non mettiamo troppa carne sul fuoco. Fabiola Greco, ciao Ombretta, ti volevo chiedere perché quando uso il bianco nella pittura ad olio non mi risalta tanto. Io vedo molti quadri in cui il bianco è super bianco, usano qualcos'altro perché c'è sempre un po' di azzurro sotto, grazie in anticipo. Allora, innanzitutto il bianco bianco, l'unico bianco che è veramente bianco e coprentissimo è il bianco di titanio. Tutti gli altri bianchi sono dei bianchi trasparenti, quindi se volete un effetto strong sul vostro quadro, abbandonateli. L'azzurro è dato dalla trasparenza del colore che ci sta sotto, col bianco di titanio non dovreste avere problemi, però sempre se lo utilizzate con un fondo asciutto. Se lo utilizzate con un fondo bagnato, naturalmente il colore si impasterà, dipenderà molto dalla pressione con cui e dalla velocità con cui farete il gesto pittorico. Quindi in generale usa il bianco di titanio che è molto coprente. In più, se lo vuoi dare su fondo bagnato, un gesto veloce e netto. Se stai lì a leccare il fondo ti trascinerai anche il colore che c'è sotto. Se invece sei una che ha bisogno di un tratto più metodico, allora fai asciugare il fondo, dopodiché passi sempre col bianco di titanio. Gli altri bianchi servono solamente per rendere più tenui gli altri colori o per dare delle velature non coprenti come appunto il bianco di titanio. Siamo arrivati alla fine, questa era l'ultima domanda. Io vi ringrazio tutti per le interessantissime domande che mi avete posto oggi, spero che queste domande servano a tutti voi. Il video è venuto credo lunghissimo, ma non importa, perché se sarà giovato sarà ben speso questo mio essere logorroica. Fatemi sempre tante domande, vi saluto a una quelle che avete fatto le domande, vi ringrazio perché così tenete vivo il canale e l'interesse sulla pittura. Mi rivolgo a tutti, quando chiedo di fare delle domande, vi prego di farle. E anche se sapete già le risposte, pensate che siano quesiti che possano essere interessanti per i vostri colleghi di viaggio su Arte per Te, poneteli lo stesso, perché magari voi sapete la risposta, ma ad altri può interessare quello che è stato per voi un quesito in passato, no? Quindi vi ringrazio per la collaborazione, mando un bacio a ciascuno di voi che ha partecipato a questa sessione di domande, spero di essere stata esaustiva e noi ci rivediamo al prossimo video. Come sempre, se vi piace, cliccate un pollice in su, che YouTube ne è ghiotto. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci al prossimo video!